Buongiorno e bentornati a un nuovo episodio di Colazione a Fumetti. Oggi parliamo di Marvel e di uno dei fumetti più attesi di sempre, pare, così mi dice Panini. E allora, io non è che ci tengo tutte le volte a dover fare il rognoso rompiballe, però ogni tanto Panini te le tira fuori, perché oggi parliamo di Avengers Twilight, o Avengers il Crepuscolo, come è stato adattato in italiano, e io trovo che sia una delle cose peggio gestite da Panini negli ultimi tempi. Proprio, mamma mia, sembra che Panini gli faccia schifo vendere le cose. E per carità, opinioni personali, può essere che il reparto marketing Panini sia geniale e abbia capito tutto, però io vi butto lì le mie idee, poi analizzatevele voi. E al solito questo video non è un video contro Panini, perché io odio Panini. Io non odio nessuno. Io amo il fumetto, amo specificatamente Marvel, e quando noto qualcosa che non funziona, mi sento in dovere di condividerlo con voi. Quindi ne parliamo. Ora, iniziamo a parlare del fumetto, perché è la cosa più importante. Cos'è Avengers Twilight? Una miniserie americana in 6 numeri, scritta dall'apprezzatissimo Chip Zdarsky e disegnata da Daniel Acuña. Un fumetto però un po' particolare nel cosmo Marvel, perché non è uno di quei fumetti in continuity classici, non è ambientato nel solito universo 616 Marvel, dove la stragrande maggioranza dei fumetti Marvel è ambientata, se non quando c'è qualche casino spazio-dimensionale, o quando non è un fumetto, ad esempio Ultimate, che ha il suo universo specifico, anche se ovviamente fa parte dell'enorme multiverso Marvel in cui coesistono tutte le terre possibili e infinite. Perché è diverso? Perché questo è un fumetto che banalmente parte in questo nuovo universo, è ambientato lì, rappresenta un futuro possibile del Marvel Universe, e il protagonista, come potreste immaginare dalla copertina, è il nostro Capitan America, ma parecchio invecchiato. Ora, non voglio farvi particolari spoiler, diamo un'occhiata anche alle tavole. Molto molto effetti particolari il genio di Acuña, ci trasporta direttamente in questo nuovo mondo senza eccessive spiegazioni. Chip Zdarsky sa scrivere e quindi non parte facendoci lo spiegone di come siamo arrivati a questo punto. Troviamo il nostro Cap anziano, che evidentemente non è più Capitan America, che pare aver corso per il Senato, visto che c'è un quadro, ma non ci spiega come mai, convive con una donna di cui sappiamo ben poco e lo vediamo vagare in questo mondo futuristico, pieno di cose olografiche, la gente si veste strana, ha delle strane robe sulla faccia, e ci fa capire, senza spiegarcelo direttamente all'inizio, ma accennandolo piano piano, che in questo mondo pare che fare video, foto, sia una cosa vista particolarmente male, perché si sta vivendo in una sorta di stato di polizia un po' mascherato, un po' alla democratura che tanto è cara a certi paesi, anche nel nostro mondo, dove apparentemente siamo in democrazia, ma poi, insomma, e no, non mi sto riferendo a noi, mi sto riferendo ad altri paesi nel mondo. Lo vediamo incontrare alcune vecchie conoscenze, abbiamo Luke Cage invecchiato con un bizzarro sistema per qualche motivo, ma scopriremo dopo perché, anche qua. E abbiamo anche Matt Murdock, non è più un prete, o forse non lo è mai stato in questo universo, avvocato, che cerca appunto di aiutare, come sempre, la povera gente. Ora, senza stare a farvi particolari spoiler, come potete immaginare, anche dalla copertina, il vecchio Cap sarà costretto a tornare in azione perché qualcosa di veramente terribile sta accadendo negli Stati Uniti, che stanno appunto prendendo una pessima piega. E il tutto ci verrà illustrato anche attraverso un po' di flashback, e devo dire che le origini ricordano vagamente anche un po' Civil War, ad essere sinceri, per come è accaduto l'inizio della caduta dell'epoca degli eroi. Al momento parrebbe che di supereroi ce ne sono ben pochi, sembra siano ancora attivi in qualche modo gli Avengers, ma sono dei nuovi Avengers ispirati al passato, che però sono un po' più al servizio delle multinazionali. E devo dire che in tante cose mi ha un po' ricordato l'universo 2099, abbiamo i satelliti spia dell'occhio pubblico, non erano esattamente la stessa cosa, ma c'erano nel 2099, ed effettivamente sembra un po' che ci siano le megacorporazioni a comandare il tutto. Ora, soffermarsi su cose, mi sono piaciuti moltissimo i disegni, sono estremamente interessanti e diversi dal solito, e trovo che ci sia anche inevitabilmente un certo ricordo a classici del fumetto, che tra l'altro hanno temi molto simili, devo dire. Ora, senza nascondersi dietro un dito, sì, sembra tanto la versione Marvel Capitan America del Ritorno del Cavaliere Oscuro, almeno a prima vista. Abbiamo appunto un supereroe bene o male in pensione, però ancora crede nella sua missione in qualche modo.
abbiamo gli Stati Uniti del futuro diventati estremamente distopici e vecchi amici che in qualche modo sono diventati nemici. Quindi, banalmente, una lettura che ho trovato estremamente interessante. Ma a questo punto parliamo un attimino di più di come verrà presentata in Italia. E qui io, non lo so, mi è esploso il cervello. Ora, lo sapevo già da qualche tempo, in realtà, da quando l'hanno annunciato, ma Panini ha preso questa stranissima decisione. Normalmente, questo genere di cose, Panini come le presenta? Se non sono super vendibili al grandissimo pubblico, fa direttamente il volume, e ok. Se no, generalmente fa gli spillatini, li sta facendo per ogni evento DC possibile e immaginabile, gli spillatini speciali specifici. Qui no, qui però, per qualche strambo motivo, Panini ha deciso di inserire Avengers Twilight all'interno della serie regolare degli Avengers. Ed è talmente tanto sbagliato tutto che io non so da dove cominciare. Ma iniziamo dal fatto che Panini ormai da qualche anno insiste sul fatto che il monografico è sacro, fondamentale e inviolabile ed è l'unico modo di proporre fumetti di supereroi in Italia. Cosa che secondo me dal punto di vista del pubblico effettivamente funziona, dal punto di vista del vecchio appassionato meno, perché una volta con i nostri cari vecchi 72 pagine a 3-4 euro riuscivamo a leggere molte più cose, però effettivamente l'appassionato meno hardcore era poco interessato alle serie di appendice, molto a quella principale. E ok. In realtà già ultimamente Panini su questa cosa ci è venuta un po' meno. Già su Avengers ha presentato Avengers Inc., che assolutamente non stava bene nella testata perché erano non i Vendicatori, personaggi ex Avengers, non in costume, che facevano indagini. Poi la serie è stata chiusa in America, quindi ciao. Però Panini ha detto no, no, non possiamo far tornare Avengers 24-32 pagine. Dobbiamo inventarci qualcosa e quindi ci piazziamo Avengers Twilight. Come viene portato Avengers Twilight su Avengers? Non mischiando le due serie, ma alternandole. Quindi questo mese ci sarà Avengers il Crepuscolo, il mese prossimo due episodi della serie regolare di Avengers, il mese dopo due episodi di Avengers Twilight e così via, per un totale di quattro uscite in cui troveremo Avengers Twilight, che quindi uscirà a maggio, luglio, settembre e si concluderà in teoria a novembre, che per carità ci sta, è 6 mesi, perché è come uscita negli Stati Uniti, però dovremmo leggerla due capitoli ogni 2 mesi. Ora, ci potrebbe anche stare, ma la cosa che a me ha fatto più ridere è leggere l'editoriale, perché Marco Ricompensa lo apre dicendo: quello che inizieremo a leggere nelle prossime pagine è forse il fumetto Marvel più atteso del 2024. Ora, ragazzi, è il fumetto Marvel più atteso del 2024 e tu come lo pubblichi? Con un numero 9 in copertina. Se è il fumetto Marvel più atteso del 2024, non valeva forse la pena presentarlo come una cosa assolutamente leggibile a sé stante? Ora, è vero che qua sotto c'è scritto libro 1, però direi che questo salta più all'occhio. Mamma mia! E se proprio vogliamo fare i precisini rompiballe, io vi farei anche notare che Marco Ricompensa deve avere un attimino perso il contatto con la realtà, perché poche righe dopo ci fa notare che verrà pubblicato appunto qui su Avengers in maniera bimestrale e autonoma per 4 numeri totali e quelli centrali avranno una foliazione monstre, quindi una roba titanica di oltre 60 pagine. Ragazzi, ora io leggo fumetti Marvel da 30 anni, praticamente, e per tipo 25 i fumetti Marvel ne hanno avuto mediamente 70-80 pagine a numero. Per cui definirmi monstre un albo da 64 pagine mi viene anche un po' da ridere, se permettete. E Madonna, quando scriviamo le cose, un po' di contatto con la realtà. E per carità, non è un problema, capiamoci, però poi uno storce il naso e gli viene da ridere, giustamente. Detto questo, cosa vi suggerisco? Ragazzi, non perdetevi questa serie perché è veramente figa. Non seguite il mensile degli Avengers. Cosa vi devo dire? Turatevi il naso e compratevi il numero 9, 11, 13 e 15. Che lo so che non è la cosa più intelligente e più invogliante, ma cosa vi devo dire? Se Panini ha fatto questa scelta, avranno le loro ragioni. Capirle è complicato. Però il fumetto sembra molto figo, io l'ho letto tutto d'un fiato, mi è piaciuto un sacco e sono curiosissimo di vedere come andrà avanti. Poi magari da questo numero in poi diventa super banale con gli scontroni e basta, eh. Però per ora è molto figo, un primo numero che mi ha conquistato. Provatelo. Ora, evidentemente, prima o poi un volume esce, eh. Lo sappiamo tutti, quindi nel caso non abbiate fretta, aspettate, tanto prima o poi arriva, al peggio, già la versione americana, in qualche modo. Detto questo, io, come sempre, vi ringrazio di essere stati qui con me. Se siete arrivati fino alla fine di questo video,
pubblicatemi un bel panino, perché viva Panini, Panini mia casa editrice preferita. No, io la odio profondamente, la odio così tanto che la finanzio costantemente, cioè metà della roba sulla mia sfondo è di Panini, credo sia tutto Panini tranne Invincible e questa roba giapponese che è uscita in Giappone. Proprio il mio odio per Panini sovrasta l'universo, eh? Madonna. Pensate se gli volessi bene cosa farei, non so, avrei una gigantografia di Lupoi qua sopra, e magari ce l'ho, voi che ne sapete, non la vedete. Comunque, vi ricordo che mi trovate live tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 18 su Twitch, la domenica alle 21, poi c'è il secondo canale YouTube Cantina Pelata dove ricarico le live, c'è Instagram, TikTok, Facebook, Telegram, gruppo in cui parliamo di fumetti, canale con notifiche, canale con le offerte, noi come sempre ci vediamo al prossimo video e per ora potere pelato!